Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video su Marvel Snap. Oggi facciamo una sorta di tier list, una sorta di consiglio per le carte serie 5, serie 4 e serie 3. C'è stato il series drop qualche giorno fa, quindi degli equilibri sono cambiati, delle serie 5 sono diventate 4, delle 4 sono diventate 3. E ci sono ovviamente anche nuove serie 5 in gioco rispetto al mese scorso. Quindi facciamo un po' un discorso e cerco di dirvi la mia opinione, secondo anche il costo appunto di queste carte a livello di token, 6.000, 3.000 e carta gratis una al mese, redimabile come serie 3, ma poi ovviamente dipende sempre molto da voi, da che tipi di deck vi piace giocare, da quanto siete avanti nella collezione, eccetera eccetera. Comunque, prima di cominciare vi ricordo sempre che ci sono tanti video su questa playlist su Marvel Snap, ma in questo canale parlo non solo di Marvel Snap, ma anche per esempio di Diablo 4 che sta per uscire e anche del resto del gaming o in generale quello che mi piace giocare. Quindi magari spulciate anche il resto dei contenuti del canale e soprattutto partecipate al giveaway che c'è ogni mese in collaborazione con Instant Gaming, potete vincere un gioco gratuito, vi basta cliccare nel link nel primo commento e partecipare. Ma adesso cominciamo, vediamo il mese di maggio cosa ci propone. Queste sono le carte serie 5 al momento disponibili nel gioco. In realtà ne manca una, non so perché Snap fanno l'ha messa dentro, comunque c'è Hitmonkey, che la prendo direttamente dalla mia app del gioco, e quindi c'è anche Hitmonkey dentro questa lista. Alcune di queste serie 5 sono dei big bad, quindi non scenderanno mai. Sono considerate dei super villain e quindi rimarranno sempre in serie 5. Sono Galactus, Kang e Thanos. In realtà la prossima settimana, a brevissimo, martedì, uscirà anche High Evolutionary, l'alto evoluzionario, che tra l'altro ho visto da poco il film di Guardiani della Galassia, manco sapevo chi fosse, effettivamente era il villain di questo film. E potrebbe essere una carta molto forte e da attenzionare, quindi occhio magari a conservare dei token per vedere se può interessarvi, ma questo lo vedremo la prossima settimana. Per quello che c'è adesso, in questo momento, cosa vi consiglio della serie 5, che costa appunto 6.000 token? Tra le carte che non scendono mai abbiamo ovviamente Galactus, Thanos, Kang. Allora, Kang a me non è mai piaciuto, tant'è che non l'ho mai presa, anche se ne ho la possibilità, non ho sempre avuto la possibilità, quindi io non è che la consiglio particolarmente, anche se è un big bad. Tra Galactus e Thanos, decisamente Thanos ha perso un po' di smalto rispetto al mese scorso, che era super super consigliata. È comunque un archetipo molto interessante perché ha tutte le gemme dell'infinito ed è una cosa particolare e può fare tanti deck, è flessibile, quindi secondo me in generale è sempre consigliato, però in questo momento un pochino meno rispetto al meta. Per quanto riguarda Galactus, fa sempre le solite cose da quando è uscita, quindi è un archetipo super particolare, distrugge tutte le location e si gioca in maniera molto specifica. Se vi piace quel tipo di gameplay, ovviamente ve la dovete prendere, è l'unica carta che fa quello. Rimane comunque sempre una carta abbastanza competitiva, il suo deck è sempre abbastanza competitivo e quindi fa far cubi, quindi è sempre tra virgolette consigliabile se volete giocare quel tipo di deck. Per quanto invece riguarda le carte che sono serie 5 ma poi prima o poi scenderanno, ci sono tutte le altre. Allora, Kitty Parade in realtà è sbagliato che sia qui perché l'hanno data gratis a tutti quanti, tranne che non abbiate cominciato a giocare a Snap da pochi giorni, dovreste averla tutti quanti, quindi è inutile parlarne. Stegron è carina, ma secondo me non vale mai 6.000 token, perché fa qualcosa di simile a Juggernaut, quindi sposta una carta dell'avversario da qualche altra parte, però insomma 6.000 token no. Snowguard non la guardiamo neanche perché fa veramente cacare e neanche la leggiamo, proprio fa schifo e non so perché l'hanno messa serie 5, è proprio scarsa e secondo me da non giocare mai, manco quando sarà serie 3. Per quanto riguarda Ireland e Howard the Duck, che sono le ultime messe, sicuramente Ireland è abbastanza forte, il suo unico problema è che è molto specifico in alcuni deck e in particolare è un pochino più forte se avete anche il papero, quindi è molto costoso fare un deck di questo genere. Quindi singolarmente Howard non lo consiglierei per 6.000 token. Ireland dipende, magari andate a vedere un po' di deck, di video, di come gioca il deck di Ireland e ci pensate. Comunque è forte usato in quel deck, però dovete avere tutte le carte di quel deck. Per quanto riguarda Jeff invece, questa è una carta molto interessante, secondo me molto forte e secondo me vale in toto i 6.000 token. Perché è letteralmente, a mio avviso, uno dei drop a 2 più forti del gioco, perché è un 2-3 che si può muovere una sola volta, quindi un po' come Nightcrawler, ma si può muovere dove vuole, anche nelle zone loccate, e può essere giocata anche nelle zone loccate. Ed è molto forte,
non solo in quei deck specifici che fanno lockdown delle location, ma anche in qualsiasi altro deck, perché a sorpresa comunque potete metterla dove volete. Jeff è una carta forte e secondo me vale i 6k anche subito. Per quanto riguarda Hitmonkey, che è stata la carta premium del mese scorso, è molto forte. Il punto è che non so se vale 6.000 token, sicuramente ne vale 3.000, non so se ne vale 6.000, dipende se vi piace questo stile di gioco. Se vi piace lo stile di gioco con Sera, che sconta le carte e che vi fa giocare tante carte all'ultimo turno in modo da pompare per esempio Bishop, o comunque appunto giocare tante carte e poi fare un Hitmonkey molto grosso e avere un deck comunque abbastanza tech con Shang-Chi o Enchantress, allora ok, può valere 6.000 token, è forte. Però in valore assoluto magari aspetterei che scenda a 3.000 come serie 4. Adesso passiamo alle serie 4. Ci sono più o meno le stesse del mese scorso, più alcune nuove. Molti si aspettavano che questo mese potesse scendere Dark Oak e Null, e invece non sono scese. E a questo punto è probabile che il prossimo mese scenda Dark Oak, Null o Zabu. Il punto è che le carte più forti in questo momento in serie 4 sono proprio Dark Oak e Zabu. Quindi è un po' difficile consigliarvi di prendere 3.000 token se è molto probabile che scendano il mese prossimo, ma tant'è che è così, dovete valutare voi la situazione. Dark Oak e Zabu sono molto forti, creano vari archetipi e sono super in meta per i deck più forti. Ma appunto sono uscite una a dicembre e una a gennaio, quindi è estremamente probabile che il prossimo mese scendano. Per quanto riguarda le altre carte, Null è forte ma solo nel suo archetipo di Galactus e forse qualche Destroy, quindi è molto molto specifica. Certamente quando funziona, funziona molto bene. Per quanto riguarda Modok, se vi piace il discard deck è praticamente obbligatoria da prendere perché è fortissima in quel tipo di deck del discard, quindi certamente se vi piace quel deck vale 3.000 token. Master Mold è una carta molto di nicchia, si può fare dei deck che cloggano la mano dell'avversario, però appunto è super super specifica, non è così forte, secondo me non vale in valore assoluto 3.000 token mai. Negasonic non è una carta molto forte, quindi non vale sicuramente 3.000 token mai. Nimrod è una carta forte, diciamo, in Galactus e in qualche Destroy, ma è molto molto specifica, secondo me non vale i 3.000 token. Andrà bene quando sarà serie 3 e potrà essere giocata con più leggerezza. Shanna, anche se l'hanno buffata, secondo me è una carta comunque scarsa, quindi assolutamente non vale i 3.000 token. E Stature è una carta forte, addirittura messa quasi tier 1 in un deck con Dark Oak, Zabu, Stature e Black Bolt. Il suo problema secondo me è che è molto specifica di quel deck e basta. Quindi, cioè, se vi piace proprio quel deck e lo riuscite a fare tutto e vi manca Stature, ok, tant'è che io l'ho presa perché ho tutte le carte per fare quel deck, però è iper specifica di quel deck, quindi valutate voi. Comunque in quel deck è molto forte perché chiaramente viene scontata a 1 e avere un 1-7 all'ultimo turno è molto forte. Per quanto riguarda le serie 3, ragazzi, siamo sempre alle solite carte più o meno. Ne potete redimare solo una, ma Sera sicuramente è la carta più forte serie 3. Se non l'avete, dovete averla perché vi apre tantissimi deck come possibilità, è quasi sempre estremamente forte. Quindi è una delle carte che quando siete arrivati in serie 3 dovete cercare di avere abbastanza velocemente. C'è poco da dire, è sempre stata fortissima e rimane fortissima. Doom, secondo me, è comunque una carta forte. Ok, hanno nerfato Wave, quindi la combo con She-Hulk e Doom, o She-Hulk è quello che volete voi, però in generale è una carta forte, anche perché il meta del lockare location è abbastanza ancora frequente e quindi avercela non è mai una brutta idea. Quindi secondo me è sempre da considerare come possibilità. She-Hulk rimane comunque forte, anche col nerf di Wave. Di per sé può essere giocata, essere flessibile in tanti deck. Il fatto che comunque sconti il suo costo quando voi non giocate del mana il turno precedente rimane una cosa particolarmente forte. Quindi a mio avviso è sempre una carta consigliata da poter prendere se l'avete da prendere gratis come possibilità. Mystique è molto flessibile, chiaramente dipende sempre dai deck che avete, dalle carte che avete e dalle possibilità che avete, però potendo copiare qualsiasi ongoing è super flessibile con Dark Oak, con Iron Man, con Patriot o con qualsiasi ongoing potente. Mystique rimane una carta molto flessibile e molto forte. Forse non è l'ideale se siete appena iniziati con la collezione serie 3, però diciamo che in generale è una carta forte.
E chiuderei con Bust, che ero sceso da poco, diciamo così, dal mese scorso. E Bust permette, soprattutto in questo periodo dove molti stanno provando a giocare bounce deck con carte piccole e rimbalzarsele in mano per scontarle, ecco, Bust rende tutte quelle carte con poco potere o zero potere con 3 di potere e quindi ribalta un po' le situazioni. Pensate un Hood che di base è un meno 1 che poi crea il demone, in questo caso Hood diventa 3, super value. Quindi Bust è certamente una carta molto interessante anche insieme a Sera e anche con deck appunto con poche carte serie 3 all'inizio della collezione di serie 3. E ragazzi, questo è quanto. Ho cercato di essere più veloce possibile per darvi un po' di consigli su serie 5, serie 4 e serie 3. Questo video cerco di farlo ogni mese per vedere appunto se qualcosa è cambiato. Di solito qualcosa è cambiato, sia nel meta, sia ovviamente nelle carte che sono in serie 5, serie 4 e serie 3. Però vi ricordo, dipende molto anche da voi, dai deck che vi piace giocare, dalle carte che avete in quel momento specifico. Queste sono un po' delle indicazioni, dei miei pensieri, delle mie valutazioni generali. Però considerate che io praticamente ho quasi tutte le carte del gioco, a parte qualche serie 4 e qualche serie 5 nuova, ho quasi tutto, quindi mi è anche un po' difficile a volte immedesimarmi da chi è magari a livello 500 in collezione appena iniziato la serie 3. Diciamo che guardo un po' il meta del momento e cerco di pensare quello che è meglio e quello che è peggio. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, grazie per l'attenzione, grazie per il supporto sempre, sia sui video di Marvel Snap che per il resto del canale. Noi ci becchiamo prossimamente per altri video su Marvel Snap in questa playlist e per gli altri contenuti del gaming nel resto dei contenuti del canale. Statevi bene come sempre e alla prossima ancora. Ciao ciao!